Hanno un nome, gli angeli di Salerno che brillano nel giardino di Asia, Stefano, Vincenzo, Arianna, Ludovico, Alfonso, sono alcuni dei nomi di ragazze e ragazzi andati via tragicamente troppo presto. Con loro è a vegliare su di loro anche Nonno Aniello, padre della vice sindaca Papi Mergoli di Salerno, e Fulvio Maffia, direttore del conservatorio musicale. Hanno un nome, hanno una storia e hanno un loro posto che è volto a dare la forza a noi genitori per sopperire alla loro mancanza, facendoli vivere insieme qui con noi in questa oasi bellissima. È stata una cerimonia semplice, partecipata, particolarmente toccante, soprattutto quando tutti i genitori dei giovani angeli ricordati nel giardino di Asia hanno lasciato volare verso il cielo un palloncino bianco. I nostri angeli. Diciamo che qui abbiamo, con le nuvolette che abbiamo a posto, c'è una porzione di angeli che sono rappresentativi del luogo, ma ovviamente la rappresentazione è volta a tutti i ragazzi salernitani e non. Giulia Cecchettin, abbiamo pensato che dovesse essere con noi pure per dimostrare che Salerno è vicino a questa famiglia che ha avuto questo lutto terribile. A realizzare il giardino di Asia e gli amici del mandorlo, il papà della ragazza, Fabio Bassi, morta per una leucemia fulminante a soli 22 anni. Ha voluto quest'opera non solo per la sua Asia, ma per farne un luogo che desse la forza, coraggio a tanti genitori che hanno vissuto il suo stesso dramma. Chi è padre, chi è madre, lo sa bene. Non è possibile trovare una spiegazione, qualcosa che ti faccia stare un po' meno male. Ovviamente è uno scoglio insormontabile col quale bisogna cercare di abituarsi a convivere. E io ho voluto quest'opera non solo perché la mia Asia potesse viverci, ma per farne un luogo che desse la forza a tanti genitori.